Un cordiale saluto e bentrovati a questo nuovo appuntamento con il nostro salottino della redazione sportiva di FM TV. Oggi parliamo di calcio e per l'occasione ci è venuto a trovare il Montegiorgio e ci sono venuti appunto come ospiti Zeno Cesetti, il direttore sportivo della società Rossoblù. Benvenuto Zeno. Ciao a tutti, salve. E il mister Massimo Paci, autore di questa promozione dall'eccellenza della Serie D. Benvenuto. Salve, grazie, grazie mille dell'invito. Bene, allora iniziamo subito dal mister, visto che si presenta come vincitore del massimo campionato regionale. Infatti, il Montegiorgio, dopo la vittoria a Fossombrone, si è laureato campione del campionato di eccellenza e ha staccato il pass per l'accesso al campionato interregionale. Sì, allora siamo i vincitori perché poi in questa bella impresa non sono il solo, nel senso che io sono l'allenatore, sono quello che gestisce la parte tecnica, ma poi c'è la società che probabilmente è la parte più difficile, la gestione più difficile spetta alla società. E quindi questa cavalcata è mia, ma non è mia, nel senso che è della società, della squadra, dei ragazzi. Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto. E adesso è passato un po' di tempo, quindi l'entusiasmo per quello che è stato è passato, perché adesso già siamo catapultati con la testa al nuovo campionato, siamo concentrati sulla squadra, sulla nuova squadra che sarà, e quindi la soddisfazione è grande, però poi bisogna l'anno prossimo mantenere la categoria e quindi già siamo con la mente pronti a dare nuove battaglie. Ecco, direttore, quindi c'è subito dei segnali forti in quanto la società e soprattutto lei nella veste di direttore sportivo si è già subito messa al lavoro per programmare questo impegnativo campionato di Serie D che comincia ad avere una caratura interregionale, appunto. No, è il primo anno che affrontiamo questo campionato, quindi per noi è un'esperienza nuova. Sarà molto difficile perché cioè io ci ho giocato da giocatore, diciamo, però anche adesso con tutte queste regole di fuori quota, quindi è una cosa abbastanza difficile. Noi ce la metteremo tutta. L'anno scorso abbiamo fatto una cosa incredibile, hanno fatto il mister con la squadra, perché abbiamo vinto un campionato essendo la seconda squadra più giovane del torneo. Quindi è stato fatto per me un miracolo. E adesso quest'anno bisogna continuare con la stessa filosofia, anche perché per buona parte è imposta dalla Lega, dalle regole della Lega, quindi quattro fuori quota, quindi squadra giovane, e cercare di non sfigurare in questo campionato che per Montegiorgio è la prima volta, diciamo. Bene, è la prima volta, il Montegiorgio ha avuto anche il merito, appunto, come diceva lei, di essere la seconda squadra con l'età media più bassa, però è anche il Montegiorgio che, per quanto riguarda la carta stampata, chiamiamola così, partiva un po' con i favori del pronostico ai nastri di partenza di questo campionato, d'eccellenza. Si è sentita un po' questa responsabilità, mister? No, no, perché non eravamo i soli, c'era il Porto d'Ascoli, c'era anche il Ciambino, c'era L'Atletico l'Atletico Gallo. Galo, anche l'Atletico Alma, c'erano delle squadre favorite, noi non eravamo favoriti, quindi non partivamo sicuramente con l'assillo di dover vincere il campionato e con l'assillo di dover far chissà che. Poi abbiamo avuto un grande inizio di campionato e lì quando abbiamo staccato la seconda in classifica di un po' di punti e questo fatto ha sancito che noi eravamo i primi in classifica, da lì è venuta fuori un po' di sana pressione, di pressione che chi giocava contro di noi voleva fare la partita della vita, voleva vincere, voleva battere il Montegiorgio e lì sono subentrati un po' i problemi, però poi alla fine siamo stati bravi perché siamo riusciti a vincere il campionato nonostante mille difficoltà. Mille difficoltà che poi comunque il Montegiorgio ha saputo gestire sia come con la parte tecnica che ha sapientemente guidata da Mister Paci, ma anche nella parte diciamo più manageriale, ecco. Beh, nel momento di difficoltà lì la parte manageriale secondo me poteva far poco. Il mister è stato bravo che è riuscito a toccare le corde giuste per spronare i ragazzi, perché erano ragazzi molto giovani,
E avevano vinto poche persone, avevano vinto qualcosa di importante in questa squadra. Invece Messi è riuscito a, diciamo, a tirare di fuori quello che gli mancava e siamo riusciti a vincere. Noi non eravamo la squadra favorita per vincere il campionato, assolutamente. Forse lo siamo diventati dopo il giro d'andata, sicuramente sì, perché a fine giro d'andata avevamo 12 punti sulla seconda, ma non siamo partiti con l'obiettivo della vittoria del campionato, assolutamente, questo è sicuro. Bene, quindi mister, lei non è nuovo alla vittoria del campionato di eccellenza, ricordiamo il suo precedente successo alla guida della panchina della Civitanovese, allora subentrando a mister Schenardi a qualche giornata dalla fine del campionato, anche allora fu vittoria. Che è stato un campionato diverso rispetto a quel campionato vinto sulla panchina della Civitanovese? Beh sì, totalmente diverso, nel senso che a Civitanova avevamo giocatori che già avevano vinto campionati, giocatori esperti di categoria superiore, non come caratura, ma nel senso che nel loro curriculum avevano già campionati di Lega Pro e addirittura di Serie B, se non sbaglio. Invece quest'anno a Montegiorgio avevamo molti ragazzi giovani e con pochi campionati di alto livello alle spalle e quindi per me è un'esperienza totalmente diversa. Poi lì sono subentrato a gennaio, se non sbaglio, e febbraio forse, e qui la squadra l'ho presa dall'inizio, un'esperienza totalmente diversa. Comunque due esperienze comunque formative, perché in quel caso avevo a che fare con problemi ben più seri che riguardavano la società. Certo. Invece qui devo dire che la società è veramente una società splendida in tutto. Una società che è stata anche capace comunque sia di costruire una rosa adatta alla categoria. Abbiamo parlato di molti giovani, ma c'erano anche dei giocatori di una certa esperienza per il campionato d'eccellenza. Prendiamo la coppia attacco Adami con Sbarbati. Zancocchia che comunque veniva dall'esperienza di molti anni a Corridonia, quindi nonostante la giovane età, che mi sembra sia 89, è sicuramente un giocatore navigato. Era questa la squadra che aveva in mente? Sì, no, noi l'estate scorsa parlavamo con il mister e le sue richieste erano quelle di avere un attacco abbastanza sulla carta, abbastanza concreto. E quindi noi abbiamo investito più davanti, poi invece dietro è stato tutto lavoro del mister, perché, del mister e dei ragazzi, perché era una squadra giovane e quindi lui ci ha lavorato molto sulla difesa, diciamo, perché sulla difesa abbiamo investito meno, la difesa era un po' a centrocampo. E quindi lì si è risaltato soprattutto il lavoro del mister. Poi dopo la società, noi abbiamo la fortuna di avere il nostro presidente che è Lanfranco Peleggia, il proprietario della Bros, il presidente. E quello è fondamentale perché senza di lui e senza altri imprenditori tipo Antonio Nerpi dell'OMM Certo. è difficile fare calcio, purtroppo dopo ci vogliono anche i soldi. Ovviamente adesso si appresta a affrontare un campionato di Serie D, quindi ci si immagina che anche a livello economico ci sia un esborso un po' più oneroso anche a livello di costi. Si punterà a mantenere lo zoccolo duro che si è creato quest'anno? Noi stiamo lavorando adesso, una squadra è legata da tante vicissitudini, tanti giocatori, da tanti, gli under che devono venire, che vengono da fuori, in base un po' a quello che riusciamo alla fine a concretizzare, si tireranno le somme e vedremo dove potremo fare affidamento su quello che avevamo l'anno scorso, l'anno precedente, oppure se dovremo cambiare qualcosa, però è tutto in fase di lavorazione, diciamo. In fase di lavorazione, ma si è partiti con una certezza importantissima, la riconferma del mister. Quindi, mister, lei continua a fare il suo lavoro e quindi questo credo che sia un segnale abbastanza importante, soprattutto oltre all'attestato di fiducia che man ha manifestato la società. Operare per due stagioni consecutive nello stesso club, attualmente, visto il lavoro precario, no? Che magari è quello dell'allenatore di calcio, è sicuramente un punto molto importante. Sì, speriamo di dare continuità ai risultati. Al progetto tecnico è un po' difficile perché quando vai a scontrarti col mercato, e
è molto difficile cercare di proseguire con un certo progetto tecnico, perché poi quest'anno soprattutto c'è la questione degli under che si devono incastrare, quindi certo. Non è sempre facile, a volte è molto più facile adattarsi ai giocatori che riesci a prendere più che sposare le tue idee. Noi stiamo cercando di portare avanti il discorso che abbiamo fatto l'anno scorso. Sulla carta poi un discorso, poi quando inizierà il ritiro io credo che lì si vedrà veramente se si potrà continuare o no questo progetto. Sicuramente il fatto del sacrificio e del lavoro di squadra, quello non mancherà, nel senso che sono per me due principi fondamentali su cui baso il mio lavoro, quindi sacrificio e lavoro di squadra, sono le due S in fondo, sacrificio e squadra, che portano poi al successo. Per quanto riguarda il discorso tecnico, ti ripeto, non so quello che succederà. Noi cercheremo di fare una squadra in base a determinati principi di gioco, ci proveremo, poi quando inizierà il ritiro si vedrà la squadra che forma prenderà. Adesso è un po' difficile fare previsioni. Allora, nel corso della puntata abbiamo un po' toccato il tema che è relativo agli under. Al di là dei regolamenti, no, che impongono, diciamo, determinati tipi di quote, quindi ci sono dei giovani che bene o male devono giocare, quindi ci si adatta anche a livello tattico per quanto riguarda la parte sua, e poi il livello anche di mercato per quanto riguarda la parte di un direttore sportivo. La domanda che viene un po' spontanea è per quanto riguarda invece la formazione, no, del giovane calciatore. Queste regole possono risultare, diciamo, troppo permissive, nel senso si perde un po' quella che è l'ideale di conquistarsi il posto, come voi entrambi venite da un passato da calciatori, chi più recente, chi meno recente, però c'è stato sempre, diciamo, anni fa il concetto che nessuno ti regalava niente, invece queste regole possono magari regalare qualcosa ai giovani. Questo sia in eccellenza, ma poi anche se si va in categorie professionistiche, pensiamo alla Serie C, dove ci sono i premi di valorizzazione per quanto riguarda far giocare un giocatore di più bassa età. Quindi si perde, mister, un po' di carattere nei giocatori? Allora, non lo so, il discorso è che la regola c'è, quindi noi dobbiamo per forza rispettarla. Il concetto è che per giocare un ragazzo dovrebbe mangiarsi l'erba, e invece magari può sembrare che con questa regola questo principio non esista, quindi ti posso trovare dei contro, magari ti posso trovare dei pro, nel senso che un ragazzo può avere fiducia da parte di un allenatore che senza la regola non gliela darebbe la fiducia, e magari quella fiducia potrebbe dare il via e il là ad un giocatore per intraprendere una grande carriera, che magari sarebbe ostacolata inizialmente dalle idee di un allenatore che non vede quel giocatore. Quindi è una regola che può avere dei pro, anzi ha dei pro e ha sicuramente dei contro. Io mi metto nel mezzo, nel senso che esiste questa regola, la rispettiamo e cerchiamo di fare il massimo per quello che possiamo fare. Certo, senza girare chiaramente la regola, comunque sia ci si adatta anche a quello che viene imposto, no, dagli organi superiori. Quello che abbiamo visto del campionato di eccellenza quest'anno è stato un campionato di eccellenza quanto mai equilibrato, nonostante il Monte Giorgio magari avesse avuto un vantaggio abbastanza importante, come di 12 punti. Comunque poi c'è stato un ritorno altrettanto importante delle contendenti, quindi prendiamo il Porto d'Ascoli, prendiamo l'Atletico Gallo Corbordolo, ma anche la stessa Tolentino, che comunque ha una storia di eccellenza abbastanza importante anche a livello giovanile. Per tanti anni il campionato di eccellenza è stato, diciamo, un cimitero di elefanti, visto che molte compagini professionistiche, per vicissitudini societarie un po' nebulose, venivano rispedite in questo grande gruppo che era il campionato di eccellenza, e vincevano il campionato a mani basse. Possiamo magari citare la Civitanovese ai tempi in cui c'è stata la gestione sua e del mister Schenardi. Ecco, quest'anno però il campionato di eccellenza è stato molto combattuto, quindi avvalora un po' quella che è il vostro successo. Ah, sicuramente, il campionato di eccellenza è un campionato difficile, è il campionato principale della regione, è stato sempre abbastanza duro. Certo, negli anni passati c'erano le corazzate, c'è stata la San Bettese, c'è stata la Maceratese, c'è stata l'Ancona, c'è stata la Cittanovese,
Quindi era un campionato molto tosto. Addirittura le volte abbiamo giocato a 18 squadre. E noi siamo una delle squadre più vecchie che faceva l'eccellenza, diciamo. Abbiamo fatto quasi 20 anni di militanza in eccellenza tra alti e bassi. Per quanto invece quello che dicevi prima, la regola dei giovani, secondo me un ragazzo a 18 anni, 19 anni è giusto che giochi, ora che giochi, secondo me la regola potrebbe anche non esserci, uno a 18 anni deve Certo. giocare se è bravo. Poi volevo puntualizzare che lui ha giocato a calcio, io faccio vedere, che sono sempre dilettante, ha fatto la fine della Serie D, lui ha giocato a calcio, il calcio quello vero è il suo. Certo, al di là di tutto, però chiaramente penso che entrambi voi i posti che vi siete guadagnati sul rettangolo verde ve li siete sudati senza, Ah senza certo, quello regole. Ecco, diverso, questo diverso, magari la sì, quello non filosofia, è ce la l'ha. Certo. filosofia del lavoro che comunque sia, che poi va a formare la mentalità Certo. di un giovane calciatore. Quello che però abbiamo visto è che molte squadre di Serie D già si stanno, diciamo, attrezzando per il prossimo campionato. Prendiamo ad esempio la Recanatese che negli Sì. ultimi giorni ha formalizzato l'acquisto di un attaccante navigato per la categoria come Sì. Siviglia, esattamente, ex tra l'altro del Fano, Sì. quindi che conosce bene questa regione. Ecco, per quanto riguarda invece il Monte Giorgio, si muove qualcosa? Se si può dire, ovviamente. Noi ci stiamo muovendo, però per il momento teniamo, cioè per il momento noi dobbiamo tenere un profilo basso, quindi aspettiamo. Chiaramente la Recanatese, come altre società, sono società importanti per il campionato internazionale, puntano a fare grandi cose. Noi secondo me faremo un lavoro ottimo, però adesso per dire come sarà la squadra del Monte Giorgio è ancora presto. Quello che è sicuramente un valore aggiunto della vittoria di questo campionato è il grande pubblico che vi ha seguito. Monte Giorgio, ovviamente, in passato magari non era molto famosa per avere un pubblico così attaccato, invece quest'anno Mister, lei e la sua squadra avete riportato un entusiasmo che forse da un po' che non si vedeva e quindi è un ulteriore merito che va a lei e ai suoi ragazzi oltre che alla società. Sì, oltre che più che il merito è una soddisfazione, perché riportare al campo un bel numero di tifosi è una soddisfazione per noi come squadra, ma credo anche per la società. Vedere la tribuna piena credo che faccia sempre piacere. Nel calcio bisogna continuare a produrre risultati, sono quelli che poi alla fine fanno il bello e il cattivo tempo. E quest'anno io spero che riusciremo a mantenere acceso questo entusiasmo, perché una città come Monte Giorgio, che poi alla lunga ha dimostrato che vive di questo tipo di entusiasmo, ha bisogno di una squadra che faccia divertire la gente alla domenica, anche perché poi i nostri tifosi fanno parte anche della curva dell'Ascoli, se non Sì, sbaglio, dell'Ascoli Calcio, quindi sono proprio tifosi appassionati veri, non sono tifosi dell'ultimo minuto, sono proprio tifosi che sanno cos'è il tifo, e per noi più che una soddisfazione, sì, una grande soddisfazione. tra l'altro Ascoli Calcio che ha, diciamo, suggellato questo bellissimo cammino del Monte Giorgio nell'ultima amichevole della stagione 2017-2018 è stato un momento sportivo sì, perché chiaramente gli amichevoli fanno sempre comodo, ma lasciano un po' il tempo che trovano, visto che comunque erano a fine campionato, quindi è stato un amichevole che ha dato qualcosa in più a questo cammino entusiasmante del Monte Giorgio, un momento di aggregazione ulteriore. Noi abbiamo un buon rapporto con l'Ascoli, il nostro presidente è anche sponsor dell'Ascoli, infatti la maglia dell'Ascoli Certo. ha la sponsor Broadway dietro, quindi abbiamo un buon rapporto e abbiamo pensato di poter festeggiare la loro salvezza e la nostra vittoria al campionato insieme a fine campionato. Certo, per noi è stata dura perché il mister aveva dato lo sceglie delle righe già da tempo, un mese fa, Certo. quindi i ragazzi stavano già in Sì. vacanza. Bello anche ritrovare, diciamo, la sua vecchia squadra, visto che ha vissuto degli anni abbastanza importanti in quella città. Sì, beh, io sono molto legato all'Ascoli, è stato un bel momento, una bella giornata, sono
Peccato che abbiamo perso, però. Visto vuole vincere pure contro l'Ascoli. Diciamo che allora per il prossimo anno la mentalità non manca, visto il tipo di campionato che aspetta il Monte Giorgio. Bene, con queste ultime battute noi abbiamo concluso il nostro appuntamento con il nostro salottino sportivo. Ringraziamo gli ospiti di questa puntata, a partire da Zeno Cesetti. Grazie a tutti. E dal mister Massimo Paci. Grazie a voi. Per bene, bene, non ci resta che augurare buon lavoro ad entrambi e a voi telespettatori. Vi auguriamo una buona continuazione con la programmazione di FM TV. Abbiamo atteso tanto tempo per l'inaugurazione del spogliatoio del padrone Giorgetto, perché volevamo festeggiare insieme a questa inaugurazione sia la produzione di Monte Giorgio Calcio alla Serie B e sia la salvezza, cui tutti ci credevamo, dell'Ascoli fatta all'ultima giornata. Quindi per noi è un motivo di gioia, come tifosi di Monte Giorgio, ma anche come grande club di tifosi per l'Ascoli Calcio, per oggi inaugurare queste due strutture che l'amministrazione ha voluto regalare ai tifosi dell'Ascoli e ai tifosi del calcio in generale. Quindi io ringrazio moltissimo i giocatori e l'allenatore dell'Ascoli che sono riusciti in questa impresa, che purtroppo si è resa un po' difficile negli ultimi tempi, ma che sicuramente avrebbero meritato già molto prima. Quindi sono stati bravissimi, con l'allenatore Volpi veramente si sono impegnati al massimo. Oltre agli auguri che ormai abbiamo fatto, i complimenti alla squadra di Monte Giorgio e all'allenatore e al presidente, ovviamente che è assente ma è rappresentato dalla moglie. Grazie veramente di tutto, perché anche questo serve a Monte Giorgio per essere conosciuta in altri ambienti e anche lontano dai territori nostri principali. Quindi un augurio a tutti i tifosi che l'anno prossimo possano godere di un campionato in Serie D entusiasmante, tranquillo, sereno, e all'Ascoli che non si trovi più nelle sabbie mobili come è successo quest'anno. Quindi che sia grande festa per tutti noi anche l'anno prossimo. Auguri a tutti i giocatori. Ringraziamenti, ma ora in particolare questo feudo bianconero è necessario che lo faccia al nostro presidente Francesco Bellini, che è qui presente, che sta chiamando il presidente, ma anche qui a Monte Giorgio. Raviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo e la nostra adesione a Cristo, Signore, crocifisso e risorto per la nostra salvezza. E luce alle menti, vivi giorno per giorno, perché la fraternità, il fraternità e letizia diventiate ambasciatori e testimoni di pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Eccoci qui, siamo arrivati al momento solenne, avviciniamoci. Io chiederei in questo momento la